Voi sapete che una delle principali vele si chiama Genoa apposta, perché è stata inventata qui da noi. Genoa ha una tradizione dallo Yacht Club italiano, che è stato il primo club velico di tutto il Mediterraneo, e così via. Insomma, abbiamo una tradizione incredibile e adesso abbiamo un'occasione fantastica per far vedere che Genova è sempre la capitale della vela. E di questo ne siamo assolutamente felici e supportiamo al 300%. Ma io credo che sia un grandissimo risultato, il segno che quando Genova si candida con un bel gioco di squadra di federazioni, appassionati e anche istituzioni, alla fine poi riesce a strappare gli appuntamenti importanti. È la prima volta che arriva questo campionato che porterà e sceglierà quali sono i campioni che poi andranno alle Olimpiadi, quindi è un evento bello, importante a livello, diciamo, sportivo, molto bello evidentemente anche a livello turistico e attrattivo, e poi si svolge nella zona della fiera, quindi un modo anche per dare continuità a quella vocazione nautica che la fiera di Genova. Pensate un attimo, 400 atleti che vengono danno visibilità a Genova, cioè verranno con le loro famiglie, faranno vedere la città, faranno vedere non soltanto quanto è bello il mare, quanto è bello il vento, quanto è bella l'ambiente, ma anche quanto è bello il centro storico, quanto sono belli i musei, quanto è bello Carlo Felice e così via. Quindi è esattamente il tipo di promozione di cui abbiamo bisogno e che ci vuole per far ricrescere Genova. È la prima volta, è vero che i campionati italiani a classi olimpiche troveranno luogo qui a Genova, quindi per noi è stato un esercizio quasi dovuto, necessario. Cioè, Genova è sempre stata importante nel mondo dello yachting, per noi è importantissimo riportarla sui fasti del passato, non voglio dire la superba, ma comunque nel cuore rimane sempre il concetto della superba. È un onore per la nostra città, per i tanti appassionati di vela, riuscire a ospitare un evento così importante della nostra città è insomma un motivo di orgoglio, e devo dire che la Federazione Italiana Vela sta facendo un grandissimo lavoro. Insieme a loro e ai nostri circoli velici riusciremo a ospitare questo grandissimo evento il 21 e 25 marzo di quest'anno, con oltre 220 imbarcazioni provenienti da tutta Italia ma anche dall'estero.